Come è stato il suo primo incontro con degli street artist? Chi sono stati i primi street artist che sono entrati lì e come... Prima non c'era nessun disegno, c'era solo una scritta di Caps, un ragazzo che ha la pazzia di disegnare sempre nei posti più alti di tutto il Milano. C'era solo lui, in un posto non troppo alto, ma alto, c'era solo lui. Io, con la guerra mia contro i zingari in quel periodo, ero brutto, ma brutto di brutto, una bestia. Cioè, quel posto deve essere mio e basta, non esiste. Sentivo parlare, c'erano questi ragazzi, Cane Morto, Emma Jones, Steve, hanno scavalcato e sono entrati con i secchi e i rulli per disegnare. Io, per me, graffitare, quelle cose della bomboletta erano tutti bimbi minchia. Non li considerare, per me un artista è quello che fa il pennello, è quello l'artista, ma loro per me erano teppisti. Ma ho visto quattro ragazzi coltissimi, quattro ragazzi bellissimi, che si vede che lo fanno per passione, no? E mi sono piaciuti loro. Scusa, che dipingevano queste cose qui? Dipingevano con le stecche e i rulli alti 8 metri, 7 metri, non disegnano muri piccoli. E quella notte lì andavo su e giù a fargli il caffè, a stare con loro fino all'alba. E dopo un periodo è arrivato Alexander Tenia, era il 18 aprile 2013, e lui era il suo compleanno e il mio era il 19 aprile, era lo stesso giorno, e ha disegnato quel bambino con le corna. Questo che stiamo vedendo adesso. Quello era il primo disegno di Tenia al castello, disegnava quel bambino lì, mentre lui disegnava io gli stavo vicino. E parlavo con lui. Cioè, e lì mi sono innamorato della street art, mi sono innamorato. E è stato reciproco, perché lui ha capito anche che non è davanti a un curioso, ma tutta un'altra cosa, che va oltre, sono cose profonde che pochi riescono a captare. Lui è riuscito a captarli e fino adesso io non lo vedo da quasi un anno, era girare il mondo, sempre a girare il mondo. E sono arrivato qua, lui era qua che aspetta, era qua, è qua, da Berlino, non so dov'è, la sua ultima tappa, Alexander Tenia è qua, era arrivato, perché un po', come dire, è mio figlio, non è... si chiama anche come mio figlio, quello biologico. E di là abbiamo iniziato. E lui ha un nome nella street art, in Lombardia, come ha detto Gianfranco. È passata la voce. Per chi ci ascolta, Gianfranco è il soprannome di Giovanni. Ma non ti chiami sopra? No, vai avanti. E perché ti chiami? Te lo racconto dopo, te lo racconto. Era una storia. L'ho sempre chiamato Gianfranco, non so perché. Probabilmente andava bene Gianfranco. Vai avanti. E niente, hanno iniziato gli artisti a venire, però loro non sanno della mia storia, non sanno cosa io volevo in quel castello. E non volevo neanche disturbarli con la mia risoluzione della vita, perché per me era l'ultima tappa della vita. Io stavo andando verso la morte, ci stavo parlando con la morte tutti i giorni, tutte le notti. E porco cane, non vuole arrivare. Io ci vado in mezzo e non vuole arrivare. Vuol dire ci sarà un motivo, vuol dire che devo vivere ancora. E dopo 3 anni di castello, che nascosto, nessuno mi conosceva, neanche i carabinieri di Cormano sapevano della mia esistenza. Sono uscito dopo 3 anni.
la prima volta che Miepiedi ha vinto il primo campionato italiano del lancio del giavellotto nel 2003. La figlia di Zac è campionessa italiana del lancio del giavellotto, gareggia per le forze armate ai mondiali, alle olimpiadi l'anno prossimo. Ah, però. Sono uscito al mondo, ho fatto il mio, non sapevo neanche che cazzo è Facebook, no? Mi ha aiutato anche Tegna, non si può mandare una lettera per dire vieni a disegnare o c'è il castello. Allora abbiamo iniziato e in un anno da tre persone che eravamo siamo diventati 1700. Hanno sentito parlare anche all'estero. Americani da Washington, da New York sono arrivati, australiani, sudamericani, inglesi, svizzeri, specie svizzeri hanno fatto del castello la loro casa, sono molto affezionati al castello. E tutto ciò, mentre si andava avanti, cambiava la mia visibilità, cambiava tutto anche in me. Grazie all'arte, grazie a loro, a questi ragazzi. Loro facevano quello che volevo io, disegnavano dove volevo io e quello che volevo io. Per quello che il castello non è un posto qualunque, è proprio una storia scritta di tutta la mia vita, di 10 anni di castello. E sono come un messaggio. Ogni disegno te lo racconto dalla A alla Z, o è un sogno, o è una cosa vissuta lì proprio. Siccome lui, Tenia, è specializzato nei mostri, nelle cose macabre, allora le cose, gli incubi sempre le disegnava lui. Tutti i miei incubi, tutte le cose brutte del castello le ha disegnate lui. Finché un giorno è arrivata la Chiara Locca, che mi ha dato un messaggio, non può venire perché è arrivata lei e proprio quel giorno lì lei ha disegnato le tre sfumature della donna, la geisha, la giocherellona e la sensuale, la stanza del sole è quella, quella è la geisha. È stata la prima cosa gioiosa che è stata disegnata al castello. Quella stanza lì è la prima cosa dove c'è il sorriso, c'è nell'altra anche, diciamo, ci sono i fiori, c'è il cuore, c'è la vita. E di là si è trasformato tutto e ho fatto del castello la mia ultima dimora, rifiutando di morire nel mondo degli altri. Volevo il mio mondo per morirci dentro, perché la società mi aveva già un giorno buttato via, nella spazzatura buttata via. Allora non guardano niente, non guardano chi sei, a cosa hai. Cioè un giorno mi sono incazzato, ho spaccato uno in due, se mi giudichi per quello. Io sono quello, no, la rabbia viene e va via, fa parte di noi. L'istinto, la rabbia fa parte, specie per un beduino come me. Sei nato nel deserto, vuol dire non so parlare, tiro la spada e fai così, basta. È così che eravamo. Ci racconti dopo altre cose sul castello. Io vorrei chiedere a Giovanni, lui si occupa di altro nella vita, però è un appassionato di street art, sono 16 anni se non sbaglio, fotografa, artisti all'opera e il castello